Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Giochi Rage. Allora, era un po' che non facevamo Giochi Rage, anche perché ultimamente non è che sia uscito moltissimo di interessante. Abbiamo provato a fare un paio, ma non li abbiamo ripresi perché francamente non ci arrabbiavamo sufficientemente. Sì, però qui è uscito il seguito di uno dei Rage che mi è piaciuto di più. Ma proprio piaciuto nel senso che non è quel gioco che esci, cioè lo chiudi, che sei ancora lì, che hai voglia, ti fremono le mani, hai voglia di pestare quello che hai creato. E dici, perché potrebbe essere stato anche un Rage veloce, ma mi ha lasciato qualcosa. E adesso ne ho fatto due, quindi giocheremo a Super Chibi Knight. Mi sembra giusto. Come ricordate, abbiamo seguito di Chibi Knight. Esatto. Basta, esatto. Che è il primo. Quindi prestiamoci. Esatto. No, stiamo scherzando. Ci saranno due tranquilli. Super Chibi Knight non sappiamo neanche se è il due di qualcosa, né come cacchio sia fatto. Quindi. Creato da Joker Maturosi e dal mostro massivo. Beh, la musica è molto, la grafica del layout, diciamo. Oh, da quanto vedo non ci spareranno più marshmallow, ma saranno per i razzi. E ci saranno i pipistrelli. E ci sono dei livelli bonus che non faremo mai nella nostra vita. Ma non c'è anche l'originale. E non faremo neanche l'ultimo livello normale. Dai, inizi pure lei. Oh, c'è la voce bastardo fratello di GLaDOS adesso. Aspetta, com'è che... Ah, ok, allora. Mettiamo qua a mezzo. Come funzionava? Freccine. Allora facciamo un po' a turno. Sì, sì. Sei tornato! Che cosa deliziosa! Per me si intende. Sì, puoi andare. Ah, inizio io. Sì. Io l'ho preso. Ma non si muove fluido! Ma non si muove fluido! No! C'è la voce così poco minacciosa, così poco cattiva. Comunque, ancora una volta lui è tassello piede, era un'onnipresente voce di incoraggiamento che ti dirà tipo muori muori, che bello, mi stai picchiando un muro col tuo sangue, è sua. Ti sei reso l'ultima volta, pensi che sarà più facile? No, per niente. Ci penso neanche, però ci proverò giusto per farti tacere, brutto stronzo. Con quali mani? Ha tirato lui la spina apposta. E ha creato dei blocchi invisibili, splendidi. Che motherfucker. Questo gioco è un interattivo. Ah, sì, è quella piattaforma. I razzi cadono, ok. Basato sull'abilità. Ah, ecco, si sta già annoiando. Grazie, brutto stronzo di merda. Figlio di porco, dinci. Non sono per lui? Ah, ma sì, si ricreano secondo me. No, non mi pare. Se devi morire per ricrearle. Qui devo andare veloce. Oh, porco, dici! Non sto perdendo un po' di nessuno, io non mi arrenderò. No, i marshmallow le hanno tenute, hanno giusto aggiunto un po' di roba. Beh, mi pare... Cazzo, man! Il salmo però è molto più realistico. Farco! Farcia del tacchino. Scommette che non ce la faremo a renderci neanche provando. Ma uno! Ma brutto idiota di me. Fuck shit! End time! No! Brutto bastardo. Aborro la tua esistenza. Aia! Nel sederino. Che il potere di devi lasciare cadere come mi sa. Oppure fare quella provata che hai fatto prima. Ecco, adesso sono caduto tutti e due. Non riuscire a schivare sti fili. Puttana. Vabbè, però hai capito come farli cadere prima. È bello come oltre al tuo sangue qui si. Oh. E vai! Oh fuck, c'è anche un laser del fuck shit! Sì, ma sbaglio molto più difficile di quello prima. Beh, caso con i seguiti. Ah, quello devi farlo in fretta, sennò sei da me e porco dici. Però secondo me ce la fai comunque a farli cadere prima. E circa. Che pezzo di shit fa. Non puoi tornare indietro, no. Sennò ti cheata. No, lo stavo facendo cadere prima. Bastardo. Bitch. Ma no, ma non cade nel butto imbecille di me. Oh no. Oh no. È stato liberatorio. A me ti scomponi abbastanza morendo. Ah, ho paura che rimangono anche i tuoi pezzetti per terra. Che dolore di merda. Ma taci, figlio di tua madre.
Perché adesso no, domani sentiremo tutte le volte in cui siamo morti. Tu non hai la madre brutto stronzo se incazzo di computer, hai capito? Se avessi la madre sarebbe una traia! No. E con questo tai zio, con questo pianto di rompere i coglioni. Ti ho talmente messo via che posso anche morire. Ecco. Ti ho messo via. Oh, ah. Ti piace così, eh? Siamo 29 morti, facciamo un classico 50-50. Madre, sì, tipo 10 secondi, 10 secondi più o meno. Ma piantala, figlio di dinci. Sì, c'è più di un porco dinci. Oh, quando c'è quello Basil, tu mi sbalordisci. No, ma una volta ce l'hai fatta anche senza passare sotto. Ecco, tipo così. Sono un fuck di shit! Ah sì, perché non mi arrendo, sono un codardo, bitch fuck. Ma shit! Sì, non è un po' il tempo! Vaffanculo, vado direttamente. Ah, figlio di troia! Direttamente da no. Aia. No, devi andare sei una merda dentro. Sei una merda cretina. Esagera. Come faccio a tornare indietro io adesso? Ouch. Ma te la fate 50? Sì, ce la fate 50. Prego, tira il testimone, bro, fra bra. E non farne subito, okay, 50 tanto per farmi di nuovo soffrire, perché salve. Ok, allora. Ma che tristezza umana. Lo so. Ma ricordati, ci ho fatto anch'io fin qua. Lo so, ma te hai iniziato col riscaldamento? Sì, perché ti aiuta su sta merda riscaldamento. Ma no! Sono... Attento! Vai, c'è troppo vicino. Ma tu hai di fare... Veloce! Ma perché? Fai doppio salto, fluido. Ma fuck. Fu. Vai! Salto! Alto qua! Fallo che... Bitch! Ti aspetta a cosa? Ti aspetta a varco? E questo ti mangia? No, o magari stai mangiando i pups, i marshmallow della morte, il popcorn intanto che ti guarda, sto mid fic. Nope! Oserei dire anch'io nope. Anzi, sipe. Sipe. Francesco! Beh, però qua... Cioè, c'è anche la scusante! Poverino, non merita di morire, è stato un grande poeta stilnovista dopo Dante. Dopo Dante è più grande, diciamo. No, è vero, dopo Dante sì, è più famoso. Mamma mia, pizzeria. Figlio di troia. Ma se lo fai fermare dopo, puoi ritornare indietro. Vabbè, è buono. Fai cadere di cosa, fallo fermare, torna indietro. Vabbè, torni indietro, capito? Ma te, ma anche, fai cadere anche questo. Vai, corri. Allora, te non cadi perché... No, vai. Devi farlo fermare, tipo, devi muoverti in una maniera che sei te per farlo fermare. Ok. Vai! Ok. Torni dietro! Rapido! Ma perché? Aspetta! Io sono saltante e giampante. Ok. Sei un topo canguro delle piramidi. No, ma te non è bloccato. Nooo! Il mio pancino! Però è già meno difficile. No. E mi tiene molto. No, vabbè, tra le due mi sembra ancora più. Sì, la più pizzi pizzi. Oh, te. Ma te? Ok. Vai! Rapido! Vai! Vai cammino esplosivo! Ma nonna! Non mi disappointare così, bro, bra! Bribru bra! Bribru! Fra! E la hype! No, te salti adesso, bro, eh! No, non ce la fai più! Sì che ce la faccio più! Vai! Che meno! No, non ce la facevi più! Ma sono stato nell'ultimo, so. Ok, non ce la faccio mai, oh! Vai un po'! Vai un po'! Non mai nella vita! Ma si è una non riesco a aspettarmi.
Ma porca. No, adesso, adesso ce la faccio, finisco il livello, poi ti passo il testimone. Tanto è questione di... Sì, ma te l'avevo detto, non passarmi il testimone già in un livello, tac. Neanche tempo di posarmi un po'. Non avevo capito la strategia. Archipar! Allora, tu muori. Ma me la mia abbastanza testa, dobbiamo passarla. Ecco. Lasciate finire le frasi voi, stupidi spar marshmallow infuocati da morte. Ma guarda che... Perché continui ad andare avanti dietro quando già è sparito? Perché sono troppo occupato a schivare marshmallows e non ci ha fatto. Ma non andare indietro. Oh, ma perché? Si ferma quando sei più o meno qua. Perché la domenica mi lasci sempre solo? Cosa? Ok. Vai! Vai cazzo! Dai, da Luca! Vai! Perché? Ok, non è detta la quarta ultima. Da, me la sento. Fa prendere! Fallo! Okay. Arrestare questo stronzo più di merda! Sei sotto! Vai! Me la sento! Oh, porco! Oh, fuck! Ok, qua devo far cadere tutto, poi fermarlo. Come si fa a fermarlo? Non noto una grande differenza. Ah! Oh, man! Cos'è cambiato? Ah, ci sono un paio di spine in più. No! Che figlio di trova! Oh! Puro sforzo! No, livello bonus, un loccato. E come faccio? Ah, è a tempo. Vai. Non mi ricordo più dove erano altre spine. Orco! Non so perché non mi sa di trappola. Cioè, non mi sembra stato certamente difficile. Se le bonus ci sarà un motivo. Vabbè, però diciamo non riuscirò a te. Ah, devi farti seguire! Ah no. Perché lui non prende la scossa, maledetto? A me ci sono anche gli animali, sto merdoso di merda. E il fuoco com'è? Ah. Volpe di fuoco. Oh. Non mi potrete mai fare del male, shitfucker. Io sfido di rinoceronti come niente. Mi mangio con la serie di rinoceronti dopo essere scappato via. YOLO! Sono troppo forte, man. Cos'è che dovrebbe essere questa cosa che si crea da nulla e che ti mangia? Ah, non lo so, però non mi mangia. Anche i Beats. Vabbè, però male, però mai se ne... Ah, è più bello dell'ultimo! Ha fatto stra bene! Sta carina la grafica, ho messo un sacco di roba mortale. Veramente bello anche questo come rage. Però col Beats come faccio? Devi passargli sotto quando è in alto, penso. Oppure devi fare questa cosa, molto più semplice. Non si sta ad aspettare che si sia allontanato. Ho già creato una di sopra, che meraviglia. Quello mi aggiunge roba a caso. Che posto di morte per rinoceronti, pipistrelli, lava, fuoco, elettricità. Sì. Non ho capito cos'è quella roba bianca. Ma guarda, questi campi di concentramento non erano un luogo di morte. E qua mi sa che sei nella shit, però. Ma va, ci salto direttamente. E da dove? Come da dove? Oh, devo passare di qua. Vedi, ce la faccio, volendo. Se non saltavo quando si chiudevano. E perché adesso ci sono ancora le cose che cadono. Allora, ci passerò sopra. Ok. Il trucco sta a non passarci sopra quando cosa non si sta chiudendo, così puoi passare sopra direttamente. Aspetta. Aspetta ancora un attimo. Bah! Oh! Ho che arriva il batto. Oh, battona di merda di un bat. Sì, dovevo guardare abbastanza in alto per essere schivabile. Meno male che non sono inseguimenti, bat. E qua come faccio? Devi rimanere in volo. Yeah. Oh, buono. Perché secondo me c'è anche una battle free zone? Ma tu sei dietro, sto figlio di merda.
Però comunque è bellissimo come le cose non si ammazzino tra di loro, cioè... No, loro solo vogliono uccidere te, basta, si collaborano fraternamente. Qua mi sa che sto inseguendo troppo il bat. Anzi, mi metto qui che ti posso saltare. Esatto. Muori, stronzo. Anzi, non morire per non uccidermi neanche, che mi va già bene così. Appunto, non chiediamo troppo. Cioè, preferirei vedervi morire tutti quanti soffrendo, lo ammetto. Ah, il mio primo server non è neanche mai ammazzato, quindi... Ecco, appunto. Ma vuoi stare zitto, mi dice? Pipistrello, togliti dal cazzo. Togliti dal cazzo. Ok, ce la fa. Che cazzo. No, si arrossano. Aio. Che poi bellissimo, proprio ti toccano i pipistrelli, esplodi. Non è che ti uccidono in qualche modo. Anche questo qua mi tocca esplodo. E beh, lui ha le corna almeno. Anche pipistrello malvagio. E chiunque sia malvagio ti fa esplodere. Sembra Golbat. È vero, identico. E quindi ti faccia capire il livello. E beh, Golbat era bello cattivo. Cioè l'unico esemplare che è in grado di succhiare un intero uomo di sangue. Yeah. Ok, mancano una sega circolare. Bat, lava e quel coso che non abbiamo capito ancora cos'è. Secondo me è una porta che si chiude proprio in verticale, che ti schiaccia, perché fa zic. Però è una forma un po' strana. Ok. Ma è sottile. E vai! Cacchio. Cos'è mi improverà la mia vita amorosa e mi aumenterà anche il pagamento, anche lo stipendio? E beh, allora premo give up, no scherzi. Non mi arrenderò così facile, che noi non abbiamo lo stipendio, quindi... I veri uomini e i veri poeti stilnovisti non premono give up. Come diceva quel tizio, ti raddoppio lo stipendio se fai questo lavoro. Quello lo fa, ma io non ti do uno stipendio. Supremo mindfuck. No, cioè supremo fuck e basta. Batfuck. Paparapapa. Batfuck. Batfuck. Lascio passare cosa, poi salto subito. Non creiamoci più casini di quanti non ci siano. Ammettilo che me la cavicchio. Cacchio se me la cavo. Ma non so se sono bravo. No, adesso sparo ancora. Sono lì però. Non so se sono già in cerca. E comunque il pezzo prima non mi pare che sia cambiato. Ma quanti livelli sono sto gioco in merda? Ah, boh. Siamo appena al 42%. Mi ricordo che fa VJ che Dio se lo porti e aveva finito il primo. No, giuro. Quanti livelli sono il primo? Non lo so. Però, cioè, noi eravamo arrivati più o meno a metà, anche lì. Cioè, poco più di metà. Però nel primo mi pare che te lo facevano vedere quanto mancava. Anche qua. Ah, guarda sotto, siamo al 42%. Ciao. Infatti. Però la metà dobbiamo arrivarci almeno, dai. Come, okay. Come diceva il Joker, sì, a Bats. Orco di incendio! Ricerca! Figlio di puttana, figlio di merda! E cazzo! Sì. Non mi fatti così facilmente! Ma non si mi casa sto gioco! È pazzesco! Perché ci vuole troppo non morire col figlio di merda che ti muore morto? Qua però è un po' difficilotto. Ma taci! Che uno fa? È incazzato. Come un rinoceronte. Dovrebbe fare di shish. No, questo è un gorilla. Fanno shish. Dai, non vedo l'ora di morire un po', così ti lascio fare te sto pezzo. Oh! Oh. Ma perché? Come devi fare io qua adesso? Dovresti riuscire a superare subito anche il pipistrello. E almeno potrei poi fare di corsa. Ah, dovrei passargli dietro, intanto che vola ancora di fuori il pipistrello. Esatto. Sembra che mi metto tra Gengar. Porco dinci! È vero, Gengar con le ali. Maledetto. È quello più malvagio di sempre, Gengar pipistrello. Porca puttana. Cioè, già Gengar è il male in piccolo. Il male in grosso è Dusknoir. Però vabbè.
Ci siamo più o meno. Oh, che continuano a spararti. Oh! Fin qua non arriva. Sì che arriva. Si ci mette un po' però. Vabbè. Ok, il pezzo bruttissimo l'ho passato. Sì, qua c'è la zona mezza franca. Grande! Qua vabbè, lascio passare Gengar volante, Golbat Man. Fuck. Golbat Man, molto più cattivo di Batman. È bellissimo come il fuoco e l'elettricità, cioè hanno più o meno lo stesso utilizzo, cioè bloccarti, eh. Però sono due cose a parte. Guardi qua, non so. Aio! Qua non ce la farò mai più. L'ho sentito. Sbaglio, perdi più pezzi di quanti tu non ne abbia normalmente. Ma insomma, sono, come dicevi tu, non hai mai visto un uomo scomponibile. Come nei vecchi, vecchi Mortal Kombat, dove quando ti facevano una fatale ti perdevi 8 teste, qualche femore, 3 spine dorsali. Sì. Tanto quelli di Mortal Kombat ne hanno. Ne hanno di riserva. È solo guardare quante volte muoiono in percentuale. Vabbè, io ci provo. E vai! Ho già provato infatti, cacchio. Ma c'è una cetta che ruota, cazzo! Do you know how much I hate you, biatch? Ma no! Ma no! Felicissimo! No, il razzo! Ma no! Vai te adesso, prego. Dai, devo dire che mi sono fatto un nome in questi livelli, quindi poi un po' posso anche rilassarmi. No, stato. Io ormai è stato prossimo. Ecco, sono un giro. Ah, mi sa che sono 100 livelli, ne abbiamo fatti 47. No, no, è ben percentuale. Ok, usiamo una parola in codice. Pesche. Diciamo, no, diciamo AIB. AIB. Arriva il bulldozer. Ah, ok. Tanto no. Porcino il maialino. Perché si chiamano funghi porcini? Perché piacciono i porcellini. C'era un fumetto di prezzemolo. Aspetta, che fumetti di prezzemolo. E anche sta carini. Aspetta. Vai, scappa. Quindi diventava stramuscoloso o. No, mai. Non combatteva mai. Che erano buono. Proprio comici così. Vai! Era puro scag suo. Sì, vabbè che prezzemolo era puro scazzo. A parte quando si rigirava il corpo. Vabbè. Tutto ciò è parecchio frustrante. Anche solo da guardare. Però sembra, che sembra quasi ragù il sangue sulle pareti. Così bello scuro. È granuloso. Sì, appunto. È granuloso, proprio si secca. È schifo. Prima era stra più umido. Olè. Ma quanto eri vicino, dai. Sì, lo so. Ti prendeva. E vabbè, dai, un po' il naso in fiamme. In fiamme. No, non ce l'hai più il naso. Ecco, appunto. Vabbè, che non ce l'avevo neanche prima. Ottimo, non te lo puoi più tagliare. È il motivo per cui non ti ha fatto niente. Ecco, appunto. Sono vissuto per la mia assenza di naso, che mi ha dato il potere dell'assenza di naso. Ollo. Ma tezzo porcolini! Vai! Ah! Ma tezzo porcolenni! Porcolini! Alini, scusi. Che Alini? Non lo so. Ma mamma, ho parlato un attimo in che cacchio ne so in azerbaigiano. Un secondo. Se ne devi sentire un po' l'accento. Aspetta! Ai! L'accento a zero che dovrebbero avere tutti quanti. Sono 50 minuti che stiamo andando avanti, E siamo neanche a metà gioco. E ciao, no, vabbè. Ma taci giù! E sì, merda. No, provo le ultime 5 morte, arriviamo a 250. Sì, che mangia bene quel punteggio. No, perché porca puttana, non ce la faccio. Finiamo il nostro cazzo di livello. E ciao. Guarda che questa volta dopo 59 minuti 90, 59 secondi, smetto di registrare, quindi. Vuoi che magari ti do cambio un attimo dopo?
Ma intanto dopo smette di registrare, quindi. No, adesso tipo dico, muori un'altra volta e ti do il cambio. Cioè, non far apposta a morire, però. Vai, 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 vai. Ok, ok. Vai, vai, vai. Aspetta, lascio. No, quasi sono due. Salta. Vai sopra. Vai! No, non andare, salta. Vai adesso, ora. Ma no! C'è anche provo. Questo fluoro 20 è... Arr! Che bello, è che hanno aggiunto particolarmente dal 19, però... No, è che già il 19 l'ho passato io per culo, diverso. Dai! Oh, mi ha fatto bene riposarmi un attimo, adesso un po' minimo muoio perché l'ho detto. Arco. Che cosa, lascio passare lo stronzo? Buck. Ma non sparava quella puttana! Sta qua per far sparare. No! Vinto! Vai. Sta venendo il dubbio su quale dei due giochi avremmo dovuto fare al momento, tra Super Civil Knight e... Ma ti viene anche il dubbio, abbiamo sbagliato e basta. Ma porca puttana, mi hanno saltato per il pipistrello di merda! No, a me non mi sta proprio lasciando un cazzo sto gioco, altro che balle. Un gran mal di fegato mi sta lasciando, sì. E di pancreatite galoppante con l'inflazione superiore al 30%! No, quella superiore iperinflazione. Sotto. Vai, stronzo! Oh cazzo, che rischio! Puttana, che rischio! Un rischio. Ma te devi metterli in riga. Vi devo mettere in riga. Ti devo mettere in riga, pipistrello, hai capito? Mamma no! Provo l'ultima, Dai, anche perché siamo a 54 minuti. Vabbè che taglieremo un po' di roba. Sì, ma mi taglierò le vene, tanto che monto. Sì, penso a riguardare. Dai, l'ultimo, non ti ho quasi modo per pirla, l'ultimo. Arriviamo a 260, dai. Fanno ancora due. Ce la fai, oh. Sì. Ma perché non puoi neanche chiederti cose che... Non chiedermi troppo. Appunto. Ma boh! Ma muori. Cose che vanno oltre la resistenza di un comune essere umano, anche di una nazione. Intera di esseri umani. Millimetrico. Il mio problema è che non ho minimamente la mente analitica, e questi giochi devi avere la mente analitica per essere bravo. E la mente portata a sfarfallare. Madonna! Ok, basta. È l'ultima. Vabbè, ci siamo abbastanza difesi tutti e due, dai. Ma cosa vuoi? Sì che ci siamo difesi. Non ci si butta giù, hai capito? Qualsiasi cosa fai è sempre una buona cosa. Principio base dell'autostima. Ok, basta. Ecco. Abbiamo forse andati bene lo stesso, dai. Arrendiamoci. Che cazzo? Il professor Gallo di Harry Potter. È lui.
È un gioco televisivo a premi. Oh, non è male! Oh, formaggi da $15! Vabbè dai, questo era Give Up, ci siamo resi e abbiamo vinto $15 di ottimi formaggi. Quindi possiamo dirci abbastanza soddisfatti. Sei stato più soddisfatto ancora se avessi tipo sbranato vivo io dal conduttore, però chi se ne frega. Era il professor Gallo. Professor Gallo non si può uccidere. Vabbè, comunque speriamo di avervi intrattenuti sufficientemente anche questa volta e vi diamo appuntamento al nostro prossimo esilarante video. Alla prossima! Ah, aspetta un attimo! Aspetta un attimo, c'è un livello qua. Ma chi se ne frega? Matte, no. Chiudi subito. Ma non voglio provarlo. Matte, no, sei un imbecille autolesionista. Ui. Oh, mi avrete vivo. Sì, mi avrete vivo. No, ti avranno morto. Non mi frega averti vivo. Vogliono averti morto. Ho morto tanto. Se lo stiamo salutando solo perché il mio collega qui presente è un dannato masochista. Lo so, no, vabbè, adesso salutiamo. Ok. Alla prossima. Arrivederci.